Chi vi mostra il marcio in questa città? City Report. Chi chiami nel momento di difficoltà? City Report. Tra edifici abbandonati, quartieri vandalizzati, noi entreremo, ci siamo già entrati. City Report. Stai attento, ma dove vai? Le storie in città non finiscono mai. City Report. City Report. Cari amici, nuova giornata, il tempo ancora permette delle uscite abbastanza comode. Stiamo andando a vedere uno stabilimento abbandonato e siamo a Buccinasco. E questo è l'ingresso. Facciamo entrare Hermes come buona tradizione. Il nostro Paolo Rusconi. Ed eccoci, partiamo. Guardate che struttura immensa. Come sempre troviamo purtroppo ricorrente queste imprecazioni. A fianco poi, come vedrete, ci sono un sacco di condomini anche tenuti bene e carini. Cari amici, siamo entrati in questo stabilimento abbandonato. Come vedete, questa è una delle parti che è stata aperta. Passeremo sopra questa porta. Ponte elevatoio moderno. Aspetto il nostro Paolo Rusconi. Vieni, vieni, te la tengo io, vai. Dimmi quando sei giù. Ok. E qui dentro ci sono dei bagni tutti spaccati e delle bottiglie di urina in fondo, che dimostrano quindi la presenza di persone che sporadicamente vanno qui a far che già ripararsi dal freddo magari. Sicuramente l'ambiente qui è molto più caldo che fuori. Rientriamo in un'altra parte qui, la natura ci sta impossessando di tutto. Entriamo in una nuova parte, ufficio. Sì, sì, è l'ufficio. Poi c'è anche una scrivania. I cassetti sono stati tutti asportati e anche qui troviamo qualcosa da bere, le solite bottiglie di urina, bottiglie vuote. Guarda Paolo, la finestrella comunicante con l'altro lato.
Suono caratteristico delle OFO, ne abbiamo trovato una anche qui, però è stata trasformata, a parte essere privatizzata, per non dire rubata. Non abbiamo capito se funziona come cyclette qui all'interno o se serve per le impennate da fermo. Comunque, questo è. La trovate qui, sempre a Bucinasco, in via Meucci, nell'area industriale. E sicuramente c'è anche lo scan, eh? Quindi se vuoi riprenderlo, Paolo, così se qualcuno ci dice la bicicletta, è questa qua. Ce ne sono due. Questo a dimostrare, insomma, che quest'area è tutto meno che sorvegliata, controllata e che utilizzi strani se ne facciano. Poi non è neanche l'unica, perché anche di là troviamo un'altra bicicletta che vedrete nelle immagini, smontata, smantellata, e altre cose le vedremo ancora avanti. Seguiteci. Qui sono state aperte chiaramente tutte le botole, primo motivo per rubare rame, cavi come vedrete in giro, secondo motivo per buttarci l'immondizia, la spazzatura, le cose che non si vogliono far vedere, e come vedete tutto quanto qui in giro è una situazione che sta degenerando, anche perché di là vedremo un qualcosa di nuovo che anche Hermes, che ha visitato prima di noi insieme a noi la cosa, abbiamo visto che ci sono stati dei cambiamenti in peggio. Certo. Adesso andiamo a vederli. Vieni con noi, andiamo Paolo. Uno dei classici bidoni che viene utilizzato per riscaldare il posto, non è l'unico, ne troviamo diversi da questa parte, guardate tutti questi secchielli che vedete bruciati in giro. Tra l'altro, cari amici che ci seguite, le biciclette che avete visto qui non sono un caso. Guardate la scritta che c'è su questa parete, bici senza catena, e a fianco c'è il numero di telefono con scritto chiamate. Allora, noi non abbiamo ancora chiamato, però immagino che sia qualcosa relativo a quello, o comunque si sa benissimo cosa si fa qui, perché non è una tag bici senza catene, è una cosa che indica la funzione del posto. L'abbiamo trovata già in diversi altri posti, più o meno sempre fatta così. Guardate, bicicletta 2021, che anno siamo? 2021. Ma poteva mancare in City Report, con il nostro amico Hermes, la nuova stagione? Un prodotto dell'ingegneria moderna, il carrello della spesa, anche qui presente. Questo è un carrello blu e marrone, adesso andremo a vedere di quale compagnia è. Carrefour. Carrefour, mi mancava quello di Carrefour. Sì. Non ha un identificativo il carrello di Carrefour, quindi gli manderemo una mail per fargli sapere se gli interessa recuperarlo quel loro carrello. Ma non è finita qua, come avete visto qui in giro, come sempre è stato smantellato tutto l'impianto elettrico presente, è tutto privo della tettoia, quindi piove, ed è per questo che in questo momento non troviamo nessuno, perché comunque comincia a avvicinarsi il periodo dove piove e quindi si riparano negli uffici, eccetera. E si vede benissimo che è stato asportato l'impianto elettrico, abbiamo addirittura dei cavi in esposizione. Tutte le linee elettriche, come vi dicevamo prima, sono state tagliate,
sabotate. Tra l'altro qui abbiamo anche, guardate, i nidi delle vespe. E la linea elettrica, guardateli com'è tagliata. Ed è tutta così. Di là troveremo anche, prima di uscire, il cabinato elettrico. Anche quello è stato totalmente svuotato di tutti i suoi pezzi, i differenziali, salvavita, chiamiamoli così, eccetera. Anche qui troviamo un altro quadro, 160A, 500V. Come vedete è stato tutto manomesso e tagliato, ma il peggiore lo troviamo qui, secondo me. Qui addirittura è stato tirato un cavo per fare una spina, per poterci attaccare qualcosa. Poi sicuramente qualcuno l'avrà tagliata, eccetera. Comunque questo è il lavoro che è stato fatto. Sempre sta famosa faccetta col diavolo che troviamo dappertutto, che è nuovo sport giovanile. E questo è un altro luogo dell'abbandono, ma che rischia di degenerare. Quindi è un'altra situazione che deve essere monitorata, controllata, possibilmente un nuovo riutilizzo. Penso che anche qui a Bucinasco abbiano qualcosa da farci fare. Assolutamente, spazio. Uno spazio così grande potrebbe diventare benissimo un campo sportivo. Un'area skate, cioè, anche. Assolutamente, perché comunque... Adesso la passione dei giovani è lo certo, skate. Bisognerebbe rimettere a posto l'impianto elettrico, chiaramente pulire, rimettere un po' di tettoia, però lo spazio secondo me è già buono è così. È altamente riutilizzabile, non bisogna lasciarlo perdere perché poi va a finire... Va a finire come gli altri, che è così ammalorato che poi va buttato giù e basta. Esatto. Ecco, quello che vi volevamo far vedere è che la scoperta nuova che abbiamo fatto oggi, settimane scorse non c'era, non l'avevamo vista, insomma, o comunque no, non c'era. No, assolutamente. È quel nuovo ingresso, sì. Ancora più comodo di quello che abbiamo utilizzato. Direttamente dalla strada. È stato sfondato il portone e può entrare chiunque tranquillamente. Ed ecco come è arrivato il carrello qui, perché chiaramente farlo passare di là in mezzo alle macerie e ai giardini era faticoso. Hanno aperto direttamente qui dalla strada principale e quindi noi adesso... Piano piano ci avviamo verso l'uscita, ma vi dobbiamo far vedere ancora qualcosa, non abbiamo finito. E questa è la panoramica. E direi che possiamo andare? Possiamo andare. È del bello. Usciti illesi, non molto profumati dal cabinato insieme ad Hermes, salutiamo tutti, seguiteci nella nostra nuova puntata perché non ci fermiamo più e andiamo avanti con Paolo Rusconi, Hermes, il comitato di City Report, Tullio Trapasso, alla prossima! City Report!